Consigliere Saite, lei è intervenuta nell'ambito della discussione generale sulla riforma del sistema sociosanitario, ha sottolineato dei concetti, in particolare la libertà di scelta, la separazione tra il controllore e chi eroga i servizi, e poi ha parlato anche di una sperimentazione particolare che la incuriosisce. Ci elenca queste aspetti? Sì, perché questa che abbiamo chiamato evoluzione tiene i capisaldi della vecchia legge 31 validi ancora, quindi il principio basilare è la libertà di scelta di ogni cittadino, di ogni paziente, può rivolgersi a qualsiasi ospedale, questo è un punto cardine. Quindi l'aspetto della coesistenza con pari doveri e pari diritti del pubblico e del privato a cui rivolgersi, ed è un punto fermo. L'altro aspetto è proprio la riorganizzazione, è un caposaldo irrinunciabile, la separazione netta tra chi elargisce i servizi e chi controlla e chi programma. Ecco dunque l'ATS, che non è come l'ASL di oggi, che ha i consultori, i servizi e poi si controlla e controlla se stessa. E quindi separare il controllo, visto che molte cose non sono ben fatte, è un'ottima linea di demarcazione. L'altro aspetto che mi incuriosisce, di cui diceva, è l'ATS sperimentale di montagna con la Val Camonica e la Val Pellina. Se va bene questa sperimentazione può essere riproposta, rimodulata sulle nostre montagne, della Bergamasca o delle altre province, proprio perché bisogna avvicinare al meglio i servizi ad ogni cittadino. E quindi da questo punto di vista credo che è una buona riforma. Siamo massacrati da 24.000 ordini del giorno e circa 8.000 subemendamenti, ma molto probabilmente il desiderio è di produrre una buona legge. Ecco, proprio oggi è iniziata la discussione di questi documenti, lei presenterà un emendamento, ce lo illustra? Sì, ci sono tre emendamenti che abbiamo presentato insieme a Rolfi, ma hanno la linea di aggiungere alcune appunti sull'educazione alla salute, sugli stili di vita, quindi mettere il punto sulla prevenzione, perché oggi ancora si parla poco di prevenzione ed è già chi fa uno stile, chi ha uno stile di vita, chi fa prevenzione è già sulla buona strada di non ammalarsi.